Oggi sono con Omar Gastaldelli. Ciao a tutti. E avete visto dove mi sono fermato? Fa un certo effetto perché stiamo parlando di un matrimonio del 22 febbraio 2020, di Martina e Davide, che penso che abbiano fatto, sono riusciti a farlo. E è una struttura a Villa Cariola che io avevo visto diversi anni fa, manco un pochino. E Omar è stato così cortese da farmela vedere, e serve sempre a rinfrescare piacere. La memoria. Una struttura estremamente articolata, lui è un grandissimo direttore, e che in realtà sta, Omar, aspettando di capire come partire, in buona sostanza, corretto? Aspettiamo gli ultimi dettagli del governo per capire appunto le linee guida finali, per riuscire a mettere a punto tutte le procedure. In realtà noi è già un mese che lavoriamo su tutti gli aggiornamenti della struttura, e in questi giorni proprio siamo partiti qua anche con la parte delle sanificazioni, però è importante avere delle linee guida precise in modo da tutelare la salute sia dei nostri collaboratori e sia poi degli ospiti da quel punto di vista lì. Fermo restando che Villa Cariola fortunatamente è una struttura che ha ampi spazi, pertanto devo dire il social distancing qui il problema non si pone, perché con 30.000 metri quadri di parchi, la piscina e tutto il resto, e nonché la terrazza che è 1.000 metri quadri, non ho problemi certo a mettere né i 2 neanche i 3 metri di distanza tra un tavolo e l'altro. È una delle cose che i nostri clienti hanno sempre apprezzato, è il relax, lo spazio, e quindi c'è sempre stato un discorso di apertura da quel punto di vista. Poi in una villa veneta il concetto di accoglienza non è certo quello di un albergo business, ma di una struttura dove lo spirito di casa lo si deve trovare, però con quel tocco di classe, eleganza, professionalità. Quindi è un modo per sentirsi a casa, però insomma coccolati anche come si deve da quel punto di vista. Quindi i nostri ospiti internazionali, spesso e volentieri, che arrivano trovano questo, è un modo per sentirsi a casa ma coccolati, e quindi l'hanno sempre apprezzato da questo punto. Ovvio che in questo momento, che un minimo di distacco dobbiamo sempre purtroppo averlo dai clienti, cercheremo di renderlo più delicato, più soft possibile, rispettando sempre con le classiche barriere per il nostro personale, la mascherina da parte del personale di sala e quant'altro, e ovviamente tutte le predisposizioni delle gel igienizzanti in giro. Però l'obiettivo è comunque, visto gli spazi grandi, di far vivere gli spazi nel rispetto delle normative, ma senza troppi vincoli, perché è una vacanza quella che fanno gli ospiti, e quindi se io vado in vacanza ovviamente voglio essere rilassato, non voglio avere troppi paletti, scappo di casa per non trovare questo, e quindi cerchiamo di non farglielo trovare, o comunque di metterli in condizione di trovare questa apertura, sempre appunto nel rispetto di quello che è la normativa, insomma. Certo, c'è da dire che quest'anno è una stagione particolare, non voglio neanche dirgli i numeri che mi hai detto, i numeri che fai, perché è ineccepibile che questa cosa è stato un problema per tanti, lo sarà stato certo anche per voi, però avete grinta e grande determinazione. C'è da dire che il tempo è stato pazzesco, nel senso che se fosse stato tutto aperto, io non so che cosa sarebbe capitato, anche e soprattutto sulla zona del Lago di Garda o delle colline dove siete voi, dove siamo noi in questo momento. C'è da dire, l'ho visto, l'ho ricordato adesso facendo un giro in struttura, che hai veramente degli spazi enormi al di fuori, per cui augurandoci che il tempo ci assista, quasi certamente non ci sarà proprio assolutamente un problema, perché ce n'è a iosa in sostanza. Noi abbiamo sempre un ottimo piano B, perché fortunatamente la struttura è molto grande, sia fuori che ovviamente punto di forza, ma anche all'interno. Quindi in ogni caso noi lavoriamo molto nel mondo del wedding, come tu sai, quindi ha sempre un ottimo piano B, come anche un qualsiasi evento, come gli ospiti dell'hotel hanno sempre spazi interni ampi, quindi godono comunque degli spazi. Io ho visto le camere, belle, ristrutturate, nuove, cioè non c'è nessun dubbio a riguardo. È chiaro che lì per l'aspetto sanificazione sarà determinante attendere se ci sono disposizioni, però è chiaro che nessuno si sarebbe mai posto il problema della pulizia, probabilmente a Villa Cariola adesso è un'altra, il limite che potrebbe... In realtà poi la fortuna di essere chiusi durante tutto l'inverno già di per sé è un elemento di tranquillità, però è stata già programmata la settimana prima dell'apertura tutta la sanificazione con la certificazione da parte dell'azienda, e sono state predisposte tutte le procedure con il personale. In realtà procedure, ti dirò, guardando bene le procedure di OMS e quelle che noi facciamo, devo dire che è cambiato gran poco, perché comunque tutte le camere vengono
prima diciamo pulite e poi comunque disinfettate tutte le superfici, quindi comunque noi da sempre nella parte delle toilette mettiamo l'etichetta disinfettato, che non è una coreografia ma è perché realmente viene passato il disinfettante su tutte quelle superfici, comunque il cambio di tutta la biancheria, quindi sono procedure che in realtà sono legate a un buon senso da quel punto di vista. Ovvio che su un bancone del ricevimento noi stiamo predisponendo una pellicola disinfettante con nanotecnologie d'argento, in modo che comunque per 5 anni automaticamente si autodisinfetta. Ah, vedi, questo non so. E quindi non ho il problema. Poi tutto il giorno il nostro personale fa due passaggi sulle zone sensibili, durante le toilette, nei ricevimenti, però sul bancone in realtà non ho nemmeno questo tipo di problema, perché abbiamo trovato anche questo tipo di soluzioni nelle maniglie delle porte, sulla parte dei banconi del bar, diciamo i punti dove c'è maggiore frequentazione. Verrà fatto anche questo intervento aggiuntivo da quel punto di vista, insomma. Allora, tu mi spiegavi prima che per un discorso anche di mercato non hai l'ansia di dover aprire domani, quella che è un po' l'esigenza magari di tanti, e tutto sommato è anche molto positivo. Tu nell'ordine mi dicevi che verosimilmente, visto che hai anche un ingresso di esterni che beneficiano della piscina o del ristorante, sarà un percorso a step, quindi Corretto, sì. E sarà informato magari attraverso il sito. Come pensate di procedere? Sì, allora noi abbiamo un grosso database ovviamente di clienti che tornano tutti gli anni, e devo dire sui social è già un po' di tempo che stiamo comunicando, quindi Gli step saranno quello del 1° di giugno per quanto riguarda l'apertura del bar, ristorante e della piscina, che la piscina di Villa Cariola, viste le dimensioni, visto il parco molto grande, è aperta al pubblico sempre e solo su prenotazioni da sempre, perché uno degli elementi che ci contraddistingue è il fatto che comunque non ci sia casino fondamentalmente, ma c'è qualità, distanza, relax, perché ovviamente è questa la caratteristica della struttura, il mangiare bene e relax sono le due parole chiave, e quindi è sempre stato un numero chiuso, motivo in più quest'anno da quel punto di vista, però comunque ci sono più di 300 posti, perché capirai, insomma, con 10.000 metri quadri di parco mettere 300 persone non è certo non un problema, problema. E quindi saremo tranquilli. Quello che sarà un tuo handicap, in realtà, conoscendoti da anni e apprezzandoti, è che tu sei abituato a fare l'ottimo ospite, per cui la cosa che mancherà, se ci saranno limitazioni, sarà proprio quella dell'unirsi, perché la socializzazione fa parte anche del tuo DNA, del tuo questo sì. Poi ovviamente tutto il nostro staff lavorerà appunto con mascherina, e devo dire una delle cose che mi piace sempre quando i clienti mi ritrovano, perché come tu sai io ho più strutture, quindi gironzolo sempre tra una e l'altra struttura, però quando ho un feedback dal cliente, ma sai che il tuo cameriere, ma sai che le ragazze della reception, ma sai che le barista sono gentili, sono carine, ci prestano sempre, ci seguono, ci accontentano, è una delle cose importanti per un cliente per sentirsi a casa, è una delle cose su cui noi lavoriamo sia qui e sia nel ristorante Vecchia Dogana di Lazise, dove molti dei nostri clienti vanno giù a mangiare il pesce, e quindi anche lì uno degli elementi che poi uno legge anche nelle recensioni: il cameriere ci ha servito bene, è stato gentile, è stato carino, è stato simpatico, perché insomma lo sappiamo, il mondo dell'accoglienza è sì la bellezza di una struttura, direi 50% e 50% servizio, sono due elementi indispensabili da quel punto di vista. La nominiamo anche l'altra, che è la Dogana a Lazise, che è una location meravigliosa per eventi, per meeting, io stesso ho avuto l'occasione di venire più di una volta, e devo dire che mi ha veramente sorpreso sia per la location appunto che per il servizio. Omar, tu sei squisito come sempre, io tra l'altro ho veramente piacere di averti ritrovato, ho solo una cosina da chiederti, ma perché come tu sai sono pro agenzia di viaggi, sono pro filiera, ho ideato questo progetto che si chiama Turismo in Rete, dove cerco di convincere, li hai anche appena nominato, gli addetti ai lavori come più che recensori, come consulenti, dopo aver analizzato le strutture, perché l'invito che faccio è anche testimonial, io direi, perché sono loro primi a provare sulla loro pelle le cose buone, si spera, da quel punto di vista, e quindi portano questa testimonianza di quello che vivono. Infatti spesso volentieri, tu lo sai, organizziamo degli educational per fargli capire, vivere le strutture, farle provare di persona, ed è un modo poi più semplice per poter trasferire il concetto. Senti, la domandina è sciocchina, perché in realtà non ho neanche un dubbio che se qualcuno si presenta prima possa avere qualche benefit. Io in realtà, se ti dovessi chiedere, ma se domani uno arriva, che ne so, a nome di Andrea Gozzi, di Turismo in Rete, dell'agenzia Pinco Pallo, c'è un qualcosa che tu potresti pensare come cadeau
per questi ospiti. Tu sai che siamo nella zona del Bardolino qui e Villa Cariola è immersa tra vigneti e oliveti e viene prodotto un chiaretto rosé, che poi è un vino anche molto estivo, proprio qui sui vigneti di Villa Cariola, quindi un'ottima soluzione sarebbe quella di regalare loro una bottiglia di chiaretto rosé prodotto qui e quindi insomma un modo anche per portarci, se vogliamo, anche a casa poi un ricordo da quel punto di vista, insomma. Molto interessante, ti ringrazio. Tra l'altro, per chiudere, mi avevi anche detto prima, ma questo è nella tua indole, che in realtà tu hai costruito tutta una serie di opportunità che puoi suggerire al cliente, ma assolutamente anche all'agenzia di viaggi, tanto per rendere più completa possibile la vacanza, il soggiorno o il semplice meeting qui, no? Tu sai che una struttura nasce, fine a se stessa non fa nulla, ma vive in un territorio da quel punto di vista. Noi siamo ai piedi del Baldo, quindi abbiamo una marea di attività sportive da poter fare nel Baldo, siamo a 10 minuti dal lago e quindi spesso e volentieri il famoso servizio concierge nelle camminate, nelle passeggiate, nelle attività nelle maghe, cioè qui per essere a 1000 metri ci vogliono 15 minuti, sei a 1000 metri di quota, nonostante che voglio dire sei a due passi dal lago. Quindi una marea, attività bike, più tutta una serie, abbiamo l'attività di per i cavalli qui a 2 chilometri, il parapendio e il punto di atterraggio, quindi veramente è il regno dello sport da quel punto di vista, non fosse altro poi la possibilità di che percorso fare, per dire, con la tracco barche da Garda sulle altre strutture, piuttosto che appunto di fargli vivere i mercatini locali. Quindi noi amiamo il nostro territorio e il cliente che arriva da noi, anzi in realtà ancora prima di arrivare, gli mandiamo sempre una mail prima dell'arrivo con tutte quelle che sono le cose che può programmare eccetera prima del suo arrivo, in modo che se già vuole iniziare ad organizzarsi da vacanza, piuttosto che vuole già chiederci dei consigli o prenotarsi delle cose dai parchi, piuttosto che per le escursioni, piuttosto che tutta una serie di cose, gli diamo già dei suggerimenti di viaggio se vuole iniziare a organizzare la vacanza. Quindi ci teniamo perché amiamo il nostro territorio, io sono amo il lago da una vita e so che hai rinunciato a più occasioni, insomma, perché sei innamorato di questo territorio e di questo ti ringraziamo, perché da veronese anch'io ho una grande esaltazione, ma è un momento particolare e penso che forse sta addirittura diventando da italiano per l'Italia, e questo secondo me è un bene, anche se chiaramente lavorando con l'agenzia di viaggi mi abbassa la voce, scusami, c'è anche questo grosso orientamento sull'outgoing, ma quest'anno sicuramente venderemo Italia e sono certo che anche Villa Cariola farà parte delle proposte. Omar, io ti ringrazio, ti auguro una stagione ottima, lo sarà anche se con questa cosa, e grazie ancora e buona stagione a tutti. Grazie mille.